What a tutti ciurma e benvenuti da Giochini in questo nuovissimo episodio su Kena Bridge of Spirits. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like. So che ci potete riuscire ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. Ed è bellissimo vedere come nei commenti diversi di voi si ritrovino praticamente d'accordo sul fatto che urlo più in questo gioco che in un gioco horror. Ed è quindi probabile che alla fine di questa serie le mie corde vocali avranno fatte le valigie e se ne saranno andate a fanculo. Quindi allora ragazzi, la volta scorsa ci eravamo lasciati esattamente qui. Abbiamo visto che appunto ci servono ragazzi delle reliquie per poter alla fine incontrare tra virgolette Taro. Dobbiamo quindi andare a trovare Rusu che si trova praticamente tipo a Mokulo Beach. Abbiamo visto che abbiamo la possibilità ragazzi di mettere dei cappellini ai Rot. Io ringrazio Angel appunto per le indicazioni che mi ha dato comunque riguardo il gioco, quindi mi ha fatto notare che effettivamente qui nella mappa mi fanno vedere quello che di regola è in questa zona, ad esempio il numero di Rot e il numero di cappelli e tutto il resto appresso, quindi comunque ci fa capire, ci dà un'idea di quello che potremmo trovare qua intorno. E non dimentichiamoci appunto che abbiamo la possibilità anche di potenziarci. Questo ragazzi sembra interessante, ci permette ragazzi di usare i Rot in battaglia e quindi di creare un martello Rot che colpisce anche a distanza. A questo punto intanto direi di sbloccare questo visto che ci siamo e poi alla prossima comunque andremo a migliorarci le altre cose. Quindi qua comunque ragazzi i pidocchi e lo schifo regna, direi proprio sovrano, però non so se abbiamo la possibilità di fare qualsiasi cosa adesso. Allora la casa di Rusu ragazzi è lassù, cioè lì proprio sul cocuzzolo della montagna con la neve alta così. Allora qua neve non ce n'è, però appunto forse sarebbe pure il caso ragazzi di fare un attimo attenzione a cosa c'è qua intorno, appunto per non perderci comunque le varie cose utili, ad esempio appunto i vari Rot. Quindi fatemi dare un'occhiatina. Oh shit, oh shit, fatemi dare un'occhiata. Ehi, a pezzo di merda, aspetta. E poi, ah però i Rot forse devono essere disponibili. Esatto, vedete? Questo è l'attacco che ha appena sbloccato ed è fighissimo. Oh, ma siete un po' troppo nervosetti oggi. Che vi siete mangiati a pranzo? Pezzi di merda, cioè non lo so. Vi hanno detto che oggi era il giorno dell'essere una merda, non lo so, ditemi, perché magari non ne sono al corrente. Ok, io sono sicura ragazzi che questo gioco potrà regalarci tante belle emozioni e tante belle cose. Comunque io sto andando a caso, così adesso. Allora, qua appunto ho appena scoperto un carrello dei cappelli, perfetto. E quindi qua ci saranno altri carrelli di... sì, carrelli. Ciaone. Oddio, amore, i nuovi cappellini. Questo costa di più, ma perché? Perché è troppo cheapy, ecco perché costa di più. Guardate quanto è carino. Amore spicci, oddio, c'è quella forma di tigre. Ma sono bellissimi. Allora, prendiamo questo tigre, questo fungo giallo. Oddio, il rottino col cappellino a fungo fa un po' senso. Pare in clicker, mo ci vuole per restare giusto in tema della Last of Us. Allora, cappelli qua mi dice uno di quattro adesso, quindi forse non lo so a cosa si riferisce adesso nello specifico. In ogni caso, piano piano ragazzi, andando avanti impareremo tante tante cose. Allora, qua per ora non posso fare una ceppa perché non abbiamo la disponibilità per aprire la strada. Comunque, prendiamo i soldini. E adesso, visto che abbiamo abbastanza soldini e ci stiamo, compriamo il cappello volpe. Va, che costa un pochettino di più, ma è troppo cheapy. Guardatelo, col cappellino volpe. Amore, sarà troppo cheapy anche con quello. Quanto è cheap, quanto è cheap. Amori, eccoli qua ragazzi, guardateli. Guardateli, amori, con i loro cappellini. Oddio, quanto sono cheapy. Allora ragazzi, io ve lo dico, già me so persa, perché ho già perso proprio la cognizione del posto in cui sto. Qua sotto c'è un Rot. Qua sotto c'è un Rot. C'è un piccolo Chip. Amore Chip, perché ti nascondi sotto il sasso?
Amore, lui già c'ha i foruncoletti sopra la testa. Quanto è carino. Ok, almeno intanto ho trovato un rot. Perdendomi ho fatto qualcosa di utile. Ah, è da qui che siamo arrivati, per cui io direi di darci all'esplorazione del posto quando forse potremo... Oddio, quando forse potremo fare più cose senza magari cadere nella merda. Sarebbe sicuramente meglio. E il cipino sulla spalla! Amore, che mi fa super compagnia. Quanto è cheap. Andiamo, va. Andiamo a cercare questo Rusu. Vediamo che ci racconta del bello. Ammazza. Comunque questo posto è gigante. Io non vorrei dire. Ah, ok, almeno ci segna dov'è la casa di Rusu. Però questo posto è gigantesco. Questi fiori. Wow. Amori. Sono i frutti per i cipini che mangiano i frutti. Quanto sono cipi. Sono cipi anche... E voi che facevate? Guardavate? Mannaggia santa, non ce n'erano abbastanza per tutti. Non vi preoccupate ragazzi, rimedieremo presto. Va bene, allora. Andiamo di qua. Montagna di Rusu. Ok, siamo appena entrati. Infatti, se sono spostati rot, sono rimasta un attimo perplessa. Ma quei frutti se li possono mangiare? Ammazza, sono così succulenti. Sembrano la fine del mondo. Però non c'è modo per farli cascare. Devo colpire l'albero. No, un par de palle. Colpisci sta ceppa. Allora, qua abbiamo il... Ok, abbiamo la possibilità appunto di muoverci con la curvatura. E siamo appena entrati nella montagna di Rusu, dove appunto possiamo vedere, ragazzi, sono cambiati già i valori delle cose che sono disponibili qui. Infatti rot sono 13. Quindi questo ci fa capire quanto siano grandi ed esplorabili questi posti. Allora, chiaramente noi adesso abbiamo pure la capacità di nuotare. Qui ci stanno già i ragazzini. Noi siamo arrivati da lì. Io mi perderò, ragazzi. Mi perderò da fare schifo, ve lo dico già. Ma che mi dite voi, ragazzi? L'avevo già notato. Sì. L'avevo già vista. Come diavolo ci arrivo lì? Vediamo un attimo se... Magari nuotando di qua forse dovremmo arrampicarci fin lassù. Ma ci stiamo a rendere conto di quanto è bello tutto questo, vero? Io lo so, raga, sarò ripetitiva, ma quando una cosa è bella, bisogna dirlo e non, insomma, non nascondere la verità. Perché è così, sto gioco è bellissimo. Andiamo. Oddio, qua sotto c'è di sicuro un altro piccolo cipi. Ma perché vi dovete spiaccicare sotto i sassi? Amore foruncoloso. Anche lui c'ha le palline sulla testa. Allora, di qua comunque non possiamo salire. Almeno così sembrerebbe. Pensavo di aver trovato la soluzione della vita. Come farò ad arrivare lì? Questa è proprio una bella domanda. One eternity later. Temo che dovrò fare la strada più lunga, perché qua il ponte, ragazzi, è spaccato. Quindi l'unico altro sentiero che sembra arrivare fin qui è questo che va da qua. Quindi addentriamoci qua dietro e vediamo un attimino se riusciamo a raggiungere sto benedetto Rusu che, insomma, fa tante eremita. Oddio, che è? Che c'è? Non dovevo arrivare? Oddio, che era? Che era quella cosa? Cos'era quella cosa? L'ho vista, Lo so, l'ho vista, c'ho gli occhi che funzionano ancora. Per cui, allora, i rottini chiaramente per ora sono spaventati. Per cui direi di dargli il coraggio necessario. Allora, forza ragazzi, distruggiamo sta roba perché se no... Oh, ma quanti siete? Aia, tua ermana. Madonna. Attento. Allora, lì c'è il fiore per curarmi e direi di usarlo. Grazie piccolini. Da dove è uscito sto stronzo? Ah! Oddio. Questo è capacissimo, ragazzi, di ridurmi a brandelli in 2 secondi. Ah, non solo a brandelli, ma io direi proprio tipo vellutata di china. Cioè, non ci rimane niente di solido. Maledetto bastardo. Vai giù. Vai giù, testa di. A pezzo. Ok, ce l'ho fatto. Ok, i soldini ce li abbiamo. Sembra che abbiamo risolto la situazione. Direi di usarlo a sto punto, visto che ci siamo. E andiamo a distruggere questa merda, questo pidocchio schifoso che continua a rovinare questo posto meraviglioso. Oh, finalmente. Allora, la strada intanto ce la siamo aperta. Così possiamo procedere. Oddio. Ottimo. Vuol dire che siamo sulla strada giusta, chiaramente. Quindi seguiamolo a ruota, ma proprio con tutta la fermezza di sto mondo, e vediamo fin dove ci porta. Fin dove il vento ci porta. Ok.
Piccoletti, che fate là? Perché vi mettete là? Ok. Ci sta proprio indicando la via. Ma già te vedo, non c'è bisogno che mi apri. Che sì, che mi apri, che mi accendi le lanterne. Cosa ci sarà qua? Diamo un'occhiatina. Oddio. Qua io scivolo. Ho le pianelle, non c'è sta niente da fare. Vabbè, procediamo. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Il primo ricordo di Taro. Perfetto. Ho capito, ma poi significa che muori. Cioè, non è che ci stanno altre opzioni. Che è successo? Ok, ragazzi, adesso possiamo usare Pirot in versione Melma. Che fa un po' senso, però sono fortissimi. Continuo a dirlo, che siamo una squadra fortissimi. Forza, ragazzi, fate fuori tutta sta merda schifosa. Dobbiamo togliere questo schifo. Ok, arriviamo spediti come la locomotiva. Pam! Ottimo, almeno abbiamo ripulito pure qua. Ammazza quanti dindi, regà. Siamo diventati ricchi. Sapete quanti cappellini cipi vi posso comprare con tutti sti soldi, eh? Per cui continuiamo intanto a salire e vediamo dove trovare gli altri ricordi di Taro. Allora, i Rot mi portano di qua. Mazza, sto posto è stupendo. Mi chiedo chi sarà questo Rusu. Per cui procediamo. Forse le lanterne ci indicano la via. Oh, perché che c'ha? Buffi? In che senso buffi, ragazzi? Che intendete dire? Scusate. E intanto che ci chiediamo che cosa intendono dire, cioè godiamoci questo panorama meraviglioso. Cioè, raga, guardate un po' che roba. Mamma mia, mamma mia. Intanto i bambinetti fanno tanti spissi, ma loro usano il teletrasporto. Non è che se devono fare 50 miliardi di chilometri a piedi come ha sottoscritta. Quindi bravi bravi, ma fino a un certo punto. Oh, immaginavo che qui avrebbe scivolato. Per cui non posso andare di là. Proviamo a vedere un po'. Che fate qua, ragazzi? C'è qualcosa di interessante? Forse no, forse sì, non lo so. Andiamo dall'altra parte. Minchia com'è agile. Perfetto. Passiamo da qua. Questo mi ricorda tantissimo tipo Uncharted. Comunque pure Assassin's Creed. E tutti questi giochi comunque dove i protagonisti si arrampicavano peggio delle formiche. E butto! Oddio, forse troppo. Madò. Come ho salvato le chiappe adesso, ragazzi, non lo so. Comunque se vado da qua c'è qualcosa di interessante da quest'altra parte. Perché forse dovevo salire. Ma magari qua dietro c'è qualcosa di utile. E su... Forse era la stessa identica cosa, solo che per un'altra via. Quindi andiamo su. Qua c'è qualcosa di utile, pare di no. Quindi procedemus da questa parte. Hoppe, hoppe. Ottimo. Wow. Mi piace tutta sta cosa. Pure che bisogna raggiungere i posti. Devi capire come raggiungerli effettivamente. T'arrampichi, salti, t'aggrappi. Spettacolare. Ok, continuiamo. Allora, andiamo di qua. Siamo riusciti ad arrivare in cima. Io non oso guardare da dove siamo arrivati, perché comunque ci siamo arrampicati un bel po', eh. Che c'è? Che volete? Tanto voi, per voi è tutto semplice. I Rot possono aiutare pure in questo, davvero? Vediamo. Loro capacità cipi. Amori, sì, perché loro sono troppo forti. Ok, quindi mi sbrigo, ho capito. Messaggio afferrato. Cercate di resistere, ragazzi, per favore. Non mi fate cadere perché poi so guai. Oh, yeee. Siete fantastici, ragazzi. Allora, qua sotto. Ok. Oh, qui è partito un altro ricordo. Toppe, guardate un po' da dove siamo arrivati, regà. Quanto cacchio ci siamo arrampicati. Ok, qui c'è il secondo ricordo. Aiuto. Ma che sono ste bestiacce? Oh. Oh. Prendiamo anche il secondo ricordo. Sundown.
Ma sarà questo qua Rusu o questa è un'altra persona? Boh, ha detto che era diventato troppo pericoloso perché appunto a quanto pare la corruzione è troppo potente, ragazzi. Perfetto. Abbiamo sbloccato un altro punto di curvatura. Comunque, come potete vedere, ce ne sono parecchi in giro. Nel senso, ti danno la possibilità di spostarti in parecchi dei vari posti che visiti. Quindi è buona sta cosa. Quindi non ti devi troppo impazzire, insomma, a muoverti da un posto all'altro. Però, di qua cosa c'è? Qui, Rot, ce ne sono 13, ragazzi, cioè 6 cappelli. Ma dov'è tutta sta roba? Vabbè che adesso c'è corruzione dappertutto, quindi magari la roba è poco accessibile pure per questo motivo, non lo so. Quindi scendiamo di qua e vediamo qui cosa succede. Ecco cosa succede. Raga. Cioè, state sempre a creare problemi. Non vi rendete conto che siete proprio antipatici? Cioè, una spina nel culo. Che, cioè, è molesti. Siete molesti, va bene? È chiaro? È chiaro? Forza, fammone fuori una alla volta. Un po' di pazienza. Quando saranno di nuovo disponibili i piccoli Rot, li possiamo usare anche così sotto forma di melma. Chiaramente. Forza, ragazzi, datemi una mano voi. Ok, che così ci sbrighiamo prima. E boom, bitch. E boom, bitch. Questo po' più grosso lo famo fuori in 2 secondi. Però dobbiamo far fuori prima i fiorellazzi. Questi qua. Ecco qua, ok. Un altro è andato. Da dove arrivano gli altri? Forse da quello più grosso. Aia, tu sorella. Devono essere a sto fiore. Da questo più grande, dai, per forza. Forza, via. Questo era il pidocchio più grande, quindi dovremmo aver risolto il problema, esatto. Sono spariti pure i nemici. Meno male. Allora, qua sotto cosa c'è? C'è un altro piccolino. Ah, no. Lo possiamo usare in qualche modo sto sasso. Perché? Forse lo dobbiamo mettere qua? Rilasciate pure, ragazzi. Me sa de no. Me sa che non era qua che serviva, ma i cristalli in qualche modo reagiscono, chiaramente, ma in che modo? Intanto spostiamola. Me la faccio lasciare un secondo qua e provo a mettermi io qua in mezzo. Ok. E mo? Ok, uno. Soltanto uno. Devo far illuminare tutti e tre i cristalli. Ma come faccio? Ma tra l'altro perché se ne accende solo uno se comunque la luce ne raggiunge due? Non capisco. One eternity later. Ah, e cosa c'era di diverso, scusate? Io ho semplicemente messo il sasso lì davanti a caso e la porta si è aperta. Va bene, ok. Per me va benissimo lo stesso, non è che sto dicendo che è un problema. Quindi, bene così, allora. Opla, se vado di sotto, oddio. Evidentemente no. Va bene, non ripetiamo lo stesso errore e procediamo. Accendiamoci un po' le luci perché non ci si vede, regà. Magari se si possono illuminare pure i cristalli mi fanno un gran favore. Che bello, pure qua dentro, regà. Non facciamo passi falsi perché qua se cadiamo facciamo la fine che abbiamo fatto poco fa. Continuiamo, vediamo se c'è qualcosa che ci può illuminare la via. Oddio, stavo per cadere malissimo. E mo so cazzi, perché questa sembra proprio area de boss, raga. E infatti. Non sembra per niente amichevole. Perché te chiami K? Oddio. Ah, me lanci a merda. Così ci si comporta. Cioè, appena arrivo, la prima cosa che fai è lanciarmi la merda. Ma sei proprio un cafonazzo, scusa. Ah, ok, lui intorno a sé mette sta roba, non so se è velenosa, probabilmente sì, o probabilmente no. Cazzo, se la dà sempre a gambe il bastardo. Ok, cerchiamo di dare coraggio a... Ok, proviamo a fermarlo coi Rot, se riesco. Ok, ottimo. Ottima trovata, direi. Aia! Fin quando non te picchia è un'ottima trovata. Ok, chiaramente questi piccoli servono a far sì che i Rot escano allo scoperto. Quando mai servono, aia. Dobbiamo bloccarlo coi Rot, ragazzi. Quella è l'unica soluzione per tenerlo fermo, chiaramente. Ok.
Infatti. Bom, 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 bom. Vaglia! Un'altra volta. Poveri piccini, si sono cacati sotto. E dove esci, bastardo? Oddio, era là sopra, mica l'avevo visto. Cazzo, 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 sono nella merda. Ok, mo uscirà random, mi immaginavo. Oddio, ma è un guaio. È un guaio, regà, perché sono al limite. Sono proprio al limite. Ok, piccoletti, mi servite. Mi servite voi. Ma non c'ho più fiori per curarmi, tra l'altro. Ok. Oh, vediamo di bloccarlo, regà, una volta per tutte. E vediamo di farlo fuori. Oh, meno male, meno male, meno male. Almeno non ho dovuto ripetere la cosa, per fortuna. Mandata di culo pure stavolta, eh. Questo sì. Forza, fammo fuori pure st'altro pidocchione. E procedemos. Anche da qui. Ah, ah, ok, stiamo salendo. Pensavo stessimo scendendo. Sembrava strano. Vediamo se riusciamo a incontrare questo ruso. Oh, ecco, ecco, ecco. Ottimo. Andiamo, forza bambini. Portatemi da lui senza sparire. Magari sarebbe meglio, però vabbè, come ve pare. Qua sotto ci deve essere. Non c'è un altro rot, abbiamo semplicemente messo a posto la statua. Però sta cosa ci dovrebbe dare qualcosa? Esatto, esatto, ci ha dato un po' di karma. Quindi adesso possiamo potenziarci chiaramente. Io direi di sbloccare questo, ragazzi, contrattacco di parate. Quindi premere uno dopo la parata per eseguire un attacco rotante quando chiaramente ci attaccano. Per cui sblocchiamo questo. E possiamo sbloccare l'attacco pesante in corsa. Per cui direi di sbloccare pure questo. Perfetto, almeno andiamo migliorando un pochettino le abilità di Kina. E eccoci qua. Mizzica, sembrava così lontana la torre. Ci siamo già arrivati. Durato fin troppo poco il viaggio, eh? Ok, ci siamo. Hey, Mr. Russo, we've been looking for you. We brought our friend Kina. She's here to help Toro. Salve, signor Russo. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, devastating famine struck our village. Mizzico. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house, but I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. Ci insegna qualcosa. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. No, oddio, mi insegna a usare l'arco, non mi dite, davvero? Spirit guide staff is no different. Ok. Quindi? Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Mm.
Non me di, oddio! No, adoro! Oddio! No, regà! When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Adoro! Adoro! L'arco, ragazzi, è una delle mie armi preferite. Oddio, ho preso l'abilità arco, che figata! Tieni premuto L2 per mirare e poi rilascia. Premi e rilascia R2 per scoccare una freccia. Adoro, adoro, adoro tantissimo. Quanto posso adorare, raga? Oddio, questo ci dovevano mettere. Ma non ci potevano mettere la cosa più bella. Ok, se n'è andato a fanculo il bersaglio. Vabbè, sono stata un po' troppo lenta. Però miracolo joystick, raga. È una rottura de palle. Comunque grazie, grazie mille. Ok, allora rifacciamo giusto un'altra prova. Cioè, quando ci mettono queste cose qua io sono contentissima, perché è spettacolare. Grazie, grazie, grazie. Ok, abbiamo a disposizione 3 frecce per adesso. Probabilmente sarà migliorabile pure questa cosa. Sono troppo contenta. Troppo contenta, ragazzi. Perfetto, abbiamo guadagnato un pochettino di... Quindi adesso elimina la corruzione presso la casa di Rusu. Quindi è questo attualmente il nostro obiettivo. Quindi dobbiamo ripulire sta zona dal pidocchiume che c'è qui praticamente. Perfetto. Devo tornare qua, evidentemente. Vediamo. Viaggiamo direttamente così, perché lì diceva la corruzione è presso la casa di Rusu. Quindi suppongo che dobbiamo andare là. Ok, dobbiamo andare qui, ragazzi, dove c'è proprio scritto la paura di Taro. Allora, la mappa dice qui. Ok, e quindi... One eternity later. Forse, ragazzi, non era lì che dovevamo tornare subito. Forse mi sono lasciata qualcosa indietro qua, perché non riuscivo a sbloccare nulla. Quindi magari devo un attimino esplorare qua, perché in effetti qui non ho esplorato assolutamente niente. Allora, diamo un'occhiata qua in giro e vediamo se c'è qualcosa di utile. Quella roba brilla, perché? La posso colpire? Oh, cosa è successo? Sei cambiata? Oh, è nato il fiore qua del cazzo per far nascere i rot d'acquetta. Ok, allora continuiamo a muoverci, perché qua, esatto, immaginavo ci sarebbe stata corruzione da ripulire. Anzi, i pidocchiazzi, forse è meglio. Sarebbe meglio pure riprendere la registrazione della facecam. Ok, allora. Benissimo, quanti bei soldini. C'avete altro da dirmi? Segui il percorso e colpisci tutti i 6 bersagli prima che scada il tempo. Addirittura, oddio. Sarò nella merda. Sarò nella merda assoluta, perché, raga, andare di fretta e prendere la mira è un bel guaio. Poi, tra l'altro, prendere la mira col pad è più rognosetta come cosa, già lo sappiamo. Quindi cerchiamo di fare il possibile. Ok. E che il trucco è cercare di non muovere troppo la levetta, ma muoversi in base a come serve la telecamera. Dov'è l'ultimo? Cazzo, me lo so... Ah, c'ero! Manifestations of corruption patrol the path ahead. Potrebbe aiutarti a liberare il passaggio. Forse era questo che mi dovevo sentir di. Va bene. Whee! Non lo so. Oddio. Mo so guai. Grassi guai. Allora, qua c'è un ponte. Magari è quello che c'è. Oddio. Magari è quello che ci serve. Oh, c'è un altro lì. Ok. Oddio. Quello pure lo devo abbassare. Che devo fare? No, forse non adesso. Cerchiamo di non farci spappolare in nessun modo. Ok, ah ok, c'ha più vita. Pensavo di farlo fuori con un colpo solo. E adesso, piccoli rot, tocca a noi. Pure con questo? Yes. Ottimo, top. Abbassiamo pure il ponte. Attenti! Madonna santa! Cade! Cosa c'è qua sotto? Ah no, non c'è un cazzo come sempre. Dobbiamo solo rimettere sulla statua. Ma almeno ci becchiamo un po' di karma. Grazie. Perfetto, quindi se vado di qua,
Che mi dici? Questo sentiero interrotto conduce a casa mia. Ok, quindi è qua lì che dobbiamo andare, appunto, proprio a casa di Rusu. Quindi è di qua che dobbiamo andare. Ammazza come se scivola, oh. Whee! È una sorta di scorciatoia. Whee! Ok, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Esatto, era qua che dovevamo arrivare. Non potevamo entrarci dal di fuori, diciamo così. Merda, la situazione qui è bella tostarella, direi, eh. Cerchiamo di far fuori prima ste scimmie schifose qua sopra. Raga, mo mi è stata a rompere le palle, così ve lo dico. Cioè, perché mi dovete far agitare, non ho capito. C'è altro? Ok, di nuovo. Ok, più resistente il bastardo. Vai giù pure te. Oddio, questo non è amichevole per niente. Ma proprio per niente. Proprio per niente. Oddio, ci servono i rotte. Ci servono i rotta assolutamente per bloccare sto bastardo. Aia. Okay, ma quanto è resistente sto stronzo. Ok, raga, me la so cercata, lo so. Non dire niente. Non dire niente. Ok, cerchiamo di farci attenzione, perché lo vedo già abbastanza complicato, effettivamente. Ok. Madonna, raga, cioè, ma che cazzo faccio a... Ok. Dai, ma dammi un attimo. Ma di che stiamo a parlare? Allora, ragazzi, io purtroppo oggi ho finito il tempo a disposizione per registrare e direi di tenere questa boss fight per la prossima volta. Così pure, se avete qualche consiglio da darmi, ovviamente potete darmelo qua sotto in commento. È più complicato forse di quello che credessi. È abbastanza impegnativa questa boss fight. Ripeto, probabilmente comunque l'apparenza del gioco può ingannare, perché qualcuno di voi mi ha scritto una cosa tipo è un Souls-like, e non penso che l'abbia scritta a caso, quindi probabilmente qualcosa vorrà dire. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao.